Berlusconi si dice pronto a tornare per il paese. Scusate se mi viene da ridere, ma io no, per me è un terrore che torni quest'uomo al quale ho creduto 20 anni fa, pensando che finalmente un imprenditore entrava in politica e che ci ha, mi sembra di capire, tanto delusi, Guardi, con Carlo Brandini Dini. Ciao Carlo. buongiorno, niente, la prima notizia è questa di Berlusconi che sta prendendo per le mele tutta Italia, torno, non torno, ora vengo, ora aspettatemi, ora ritorno e qui ha paralizzato, paralizzato il suo partito, è ridotto a quattro disgraziati. Sì, Insomma, disgraziati, i soldi l'hanno. sì, ma non vuol dire mica. Politicamente disgraziati sono, sì. Anche te se prende soldi eppure sei disgraziato, non ho capito io. Ognuno ha le sue disgrazie, E poi quindi. c'è anche la gente bugiarda al giro, Sì, di molto. E quindi veramente sarebbe la fine del PDL, sarebbe la fine della destra. No, lui dice che addirittura le sue 3 segretarie personali sono rimaste ieri assediate dai fans. Sì, la. Forse assediate intendeva di voler dare delle seggiolate a lui. No, l'aveva Assediate. mandato tutti lui. Roba da matte, roba da. Comunque, Berlusconi ha combattuto il comunismo, ha fatto bene, è partito circa 20 anni fa con questa fissa contro il comunista e c'era riuscito. E ora, siccome non mo gentile, bravo, glielo ridà alla sinistra quello che gli aveva preso 16 anni fa. È proprio un omaggio suo, sì. Senti, e Bersani vede i monti. No, Vuol dire che ci vedono tutti e due. nel senso, Bersani, no, non che va come te che vedi i monti perché va a Cervinia in continuazione. Lui vede i monti, però gli ha detto sono leale, ma non ti voglio nello squadrone, perché ora c'è questo nome, lo squadrone, Sì, ma della sinistra, lo squadrone. effettivamente Bersani sa benissimo che vince le elezioni e l'unico pericolo non è Berlusconi, è Monti. Perché se ritorna a pista Monti qualche pensierino gli dà. E quindi è un po' preoccupato Bersani, ma lui. Cioè, Berlusconi è riuscito a fare risorgere i comunisti che erano spariti, Spariti, erano gli ha scomparsi. ridato tutto, gli ha ridato Meraviglioso. tutto, sì. Beh, evidentemente sono stati anche bravi loro a parlare con la gente. Mi piace questa altra cazzata di un altro ministro. Ogni ministro, ogni tanto un ministro spara una cazzata. Allora, troppe case a rischio e alluvioni, arriva l'assicurazione obbligatoria. Il ministro Clini ha detto: c'è l'alluvione, il dissesto idrogeologico, vi dovete assicurare voi, noi cittadini, a spese nostre, obbligatoriamente. Ora, lui tra l'altro fa l'assicuratore, quindi darebbe la zappa sui piedi, ma è una cazzata o no questa? Ma secondo me sarà anche una cazzata, ma qui c'è dei danni grossi Sì, per una casa e nessuno li paga. allora, se io faccio un'assicurazione Sì. contro i danni che continueranno perché se l'assetto Sì, idrogeologico è logico, quello è logico. di incuranza che fino adesso, come è stato fino adesso, quest'altra non c'è. Allora, la polizza assicurativa conseguentemente aumenta perché quando l'assicurazione paga i danni, dopo aumenta le polizze, te mi insegni Sì, così. d'accordo, ma questo non è Leonardo, è il motivo vero, anche le macchine, se in fondo all'anno c'è tanti, tanti sinistri, mettono l'assicurazione. Ma Ma si fa prima a prendere i giovani, fare dei cantieri questo sono e pulire sempre. i fiumi? Ma questo sono perfettamente No, d'accordo, che la differenza fare una se prevenzione non so. pulisci i fiumi e tocca pagare allo Stato, se invece fai l'assicurazione pagano i cittadini e io pago. Io pago, E io io pago. pago. Da Arezzo che cosa c'è da dire? Arezzo c'è da Torna la dire, pantera. torna Pantera fra gli studenti, ma è logico, e torni, perché poi qui ormai siamo a ruota libera, torna Pantera. Io paura se torna anche il Leone, comunque per ora torna Pantera e tutto a posto. Senti. Faranno i scioperi, d'altra parte c'è questa ipotesi di autogestione delle scuole, Litis va in litisi. autogestione, Va in sì. autogestione, quindi a 5 ragazzi di Ambra partono per l'Australia l'Australia. fanno bene, questi sono intelligenti, questi sono ragazzi che hanno tutta la mia simpatia e la mia stima. È inutile stare qui a piangere. Perché? Ma Perché te perché tanto. vai in Australia? Perché non c'è. Siccome ci vuole 24 ore, io sono a rischio, può darsi che non arrivi neanche.
che non ci vanno. Comunque, però loro hanno fatto bene. Hanno fatto bene, okay. C'è stata un'altra rapina, narco-rapina, negozio qui della Cesira, insomma, qui in questa città c'è sempre qualcosa. L'altra settimana ci fu al Baco d'Oro e per forza... Si sta spingendo, se avete sì, pazienza sì, 30 ma... secondi si autolede e in una... Si auto? Auto, ti autoledi e in un'involuzione muori qui in diretta. Rita, te la sera quando mi ha letto... Ledere, il verbo ledere. Te Rita, la sera quando mi ha letto ti pigli all'incubi. Tutto il giorno a sentire autoledi, poi che ha detto? Già Lady, detto B. Lady B. Lady B. Lady Lady B. Lady B. Alla prossima settimana, cioè, se ci arriva. Se vado in Australia no. Certo. Se resto in Italia può darsi.